L'esercizio numero 3 nel compito, nel primo compito, compito numero 1, l'esercizio numero 3, facciamo un esercizio di dinamica del corpo rigido. Allora, è dato un disco. Aspetta, prendo l'altro. Quindi, vabbè, lo metto qui la figura. È dato un disco di massa M, uguale per esempio a 5 kg. Raggio R uguale 20 cm, per esempio. Questo disco omogeneo è fissato e si è posto in un piano verticale, in un piano verticale. Avvolto nel disco c'è un filo che non scorre. Praticamente realizza un rotolamento puro del disco, e nel filo è attaccato un corpo di massa M, per esempio M uguale 2 kg. Il filo inestensibile senza massa, un filo ideale, non elastico. E quindi cominciamo a fare le domande. C'è, cioè, la domanda che poniamo questa volta è trovare l'accelerazione con il quale scende il corpo di massa M, cioè verso il basso, di massa M minuscola. Invece massa del disco è qua, il disco di massa M, e raggio R qui. Benissimo, quindi abbiamo due corpi. Scriviamo il corpo di massa M minuscolo e M piccolo scende, quindi un moto traslatorio, mentre il disco fa un moto di rotolamento intorno al centro del disco C, e quindi non trasla, solo ruota. Il corpo di massa M grande, quindi disco solo ruota, invece il corpo di massa M solo trasla. Quindi c'è un'equazione per il primo disco, un'altra equazione per il secondo disco, e una relazione che mette un'altra equazione che mette in relazione i due corpi, cioè la cinematica dei due corpi. Quindi cominciamo a scrivere, a disegnare prima le forze. Quindi qui c'è M per G, la forza peso, e la tensione del filo verso l'alto. Il filo tira verso l'alto. Il filo, essendo filo ideale, tira in ogni punto, tira con una forza uguale della tensione, quindi T' in modulo uguale a T, e quindi scriviamo direttamente, prendendo come asse positivo verso il basso il movimento del corpo di massa M minuscolo, che scende di un'accelerazione A. E quindi scriviamo direttamente, proiettate le equazioni del moto, cioè la legge di Newton. Quindi forza peso mg agisce verso il basso, mg, meno, perché la forza T tensione verso l'alto, quindi che lo frena, uguale, queste due forze comunicano un'accelerazione alla massa m per A. Mentre nel disco c'è un momento di forze che agisce R per t, perché rt' uguale a t, che lo fa ruotare nel verso orario, e altre forze non ci stanno. Questo momento genera un'accelerazione angolare intorno al punto C del disco, i rispetto al punto C, per omega punto mettiamo l'accelerazione angolare che è oraria, quindi non metto nessun vettore. La relazione tra l'accelerazione del corpo, cioè che sarebbe l'accelerazione tangenziale dei punti di periferia del disco in quanto il filo non scorre, cioè il rotolamento è puro, e quindi l'accelerazione tra l'accelerazione dei punti di periferia del disco e l'accelerazione angolare, c'è la relazione A uguale omega punto l'accelerazione angolare per il raggio R del disco. Quindi sono queste tre equazioni, quindi con queste tre equazioni possiamo risolvere l'esercizio. Non abbiamo scritto i vettori, però
in quanto abbiamo scritto direttamente le proiezioni dei vettori. Quindi risolviamo, possiamo trovare sia l'accelerazione che la tensione del filo, anche l'accelerazione angolare. Come dato, sicuramente il disco è omogeneo, quindi rispetto al momento di inerzia rispetto al centro del disco, massa del disco per raggio al quadrato diviso 2 del disco omogeneo. Quindi devo trovare l'accelerazione, quindi omega punto lo ricavo scrivo qui, intanto c'è spazio, quindi ricavo omega punto uguale a fratto raggio, qui ricavo il t uguale i rispetto al centro di massa m R quadro fratto 2, quindi per omega punto che è A fratto R, per A fratto R, quindi ho scritto fino adesso i C per omega punto, tutto quanto fratto R, quindi per un altro 1 su R. E lo devo sostituire nella prima equazione. Quindi nella prima equazione lo sostituisco qua, quindi mg meno t, che è questa qui, che si possono semplificare, il raggio sopra il raggio quadrato vanno via, quindi viene t uguale m maiuscolo, m massa del disco per a diviso 2, quindi al posto di queste m per a diviso 2 uguale m minuscolo per a massa dell'altro corpo. Questi altri non mi interessano più e quindi qui finisce l'esercizio. Porto A da questa parte, quindi A che moltiplica m più m mezzi uguale m per g. Quindi l'accelerazione A è uguale m per g fratto m più m maiuscolo fratto g fratto 2. Quindi questo è il risultato, l'accelerazione con il quale scende il corpo di massa m minuscolo. Posso sostituire anche i numeri, cioè i valori numerici. La massa m è 2 kg, per g lo prendo all'incirca 10, fratto m che è 2 kg, più 5 diviso 2 più 2,5. Quindi 2 per 10, 20, 20 diviso 4,5. Viene all'incirca 4,5 per questo. 4,5. 4,5 per 4,5 fa 20,25, quindi circa 4,5 metri al secondo quadrato. Giustamente viene inferiore l'accelerazione della gravità perché il corpo di massa m non fa una caduta libera, ma è vincolato dal filo, cioè praticamente è frenato dal filo che esercita una tensione verso l'alto. Quindi questa era la domanda, l'unica domanda che ho fatto. E trovare l'accelerazione del corpo di massa m. Finisce qui questo esercizio. Vi invito a iscrivervi nel mio canale e inoltre vi do il numero di telefono 340 90 10 279, che è anche un WhatsApp, mi potete scrivere, e anche mi potete scrivere a Facebook con lo stesso nome, Vladimir Costuri. Finisce qui. Prendiamo il quarto esercizio, perché ogni compito ha quattro esercizi. Il quarto esercizio sarà di termodinamica. Finisco qua.